eritrei. Si sono trasferiti più o meno intorno a metà degli anni 70. Mio padre aveva 19 anni e mia madre ne aveva 16. Si sono trasferiti in Italia indipendentemente, però per le stesse ragioni, che era, diciamo, la guerra di indipendenza tra Eritrea e Etiopia. Mia nonna ha deciso di prendere mia madre e i suoi fratelli e trasferirsi in Italia. Mio padre, indipendentemente, qualche anno prima si è trasferito prima in Sicilia e poi dopo si è trasferito in Toscana, dove poi dopo ha deciso di sposarsi e mettere su famiglia. Si è innamorato di una piccola città chiamata Lucca e ha detto: questo è il mio posto. Ho due sorelle più piccole. Io sono, diciamo, quella un pochino più grande. E vivono entrambe a Lucca. Sì, io sono più o meno l'unica che si è spostata alla fine. Lucca è veramente una delle città più belle in Italia, e non lo dico semplicemente perché sia casa, quanto più perché ha un ritmo di vita e una qualità della vita che sono riuscita a trovare in pochissimi altri posti in Italia, sarò sincera. E penso sia la ragione per cui mio padre l'abbia scelta alla fine. La mia famiglia è stata per diverso tempo, per diversi anni, quasi l'unica famiglia di colore a Lucca. Quindi era difficile percepire il razzismo come tale, in quanto facevamo parte della norma in qualche modo, essendo così pochi e conosciuti in una città come Lucca. Il mio panorama era molto monocromatico, quindi non è che ci fosse un senso del diverso in qualche modo. Anche se sono cosciente di aver subito delle forme di pregiudizio, diciamo, senza neanche rendermene conto, perché non avendo gli strumenti, in quanto nata e cresciuta in Italia, per riconoscerli come tali, sempre è stato come... sono un po' ignoranti. Ci si passa un po' sopra, c'è una sorta di condono rispetto a certi atteggiamenti. I miei genitori hanno sempre avuto questa politica di proteggermi rispetto alle loro esperienze, che sono state anche abbastanza pesanti negli anni. Hanno sempre fatto molta difficoltà a condividere anche le storie difficili della loro adolescenza. È sempre stato interessante e curioso viaggiare negli anni anche da sola e magari andare a trovare parenti, amici dei miei genitori, ed erano loro solitamente che ci raccontavano, ecco, come erano i nostri genitori da piccoli e quello che hanno fatto e vissuto, e i vari episodi curiosi di discriminazione. Sì, c'è sempre stato un po' una sorta di doppio standard, diciamo, di come approcciavamo alcune situazioni quando si era in Italia, perché in Italia le cose vanno così in qualche modo, e magari come viaggiando anche nel resto dell'Europa vedevamo come le altre persone, altri eritrei o comunque sia altre cosiddette minoranze, venivano trattate, come erano approcciate dalla società in generale. Questo era sempre abbastanza affascinante, tornare indietro da un viaggio e proprio come avere il cervello splittato in due, diviso in due. È sempre stato abbastanza curioso. E dopo il liceo a Lucca, ma già durante il liceo a Lucca, sapevo che non avevo particolare interesse a studiare in Italia, un po' per il percorso di studi che volevo fare, un po' perché l'idea di essere segregata in casa, perché in Italia è sempre molto difficile ancora oggi riuscire ad avere un percorso di studi soddisfacente universitario e allo stesso tempo essere indipendenti, di poter
vivere da soli e riuscire a vivere da soli è questa sempre, no? La grossa sfida. E mi sono resa conto che sarebbe stato molto difficile in Italia fare quel tipo di vita, quella scelta. Anche perché avevo la necessità di essere indipendente per quanto adorassi i miei genitori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi le scelte erano verso l'Europa, diciamo, negli States i college erano troppo cari e non rispecchiavano esattamente il mio ideale di istituzione che educa, quindi ho considerato un po' di opzioni e alla fine ho deciso di andare a studiare in Inghilterra, una sorta di casa, ho dei parenti a cui sono molto legata, quindi sarebbe stato una sorta di trasloco indolore in qualche modo. Avrei trovato comunque sia un posto che già conoscevo, che mi era molto familiare, che sapevo come gestire. Per quanto sia una città così grossa, Londra per me è sempre stata abbastanza familiare. Dopo Londra c'è stato il crack del 2008. Finalmente che avevo finito gli studi, gli internship e i vari lavori part-time, avrei potuto dedicarmi anima e corpo al mio lavoro dei sogni, quello non mi è stato possibile per la crisi finanziaria, diciamo. E mi ero anche un po' stancata di Londra, quindi ho deciso di provare qualcosa di diverso, provare una città che non conoscevo per niente, che era Milano. Milano è piccolissima, è una ciotola, letteralmente. Nel bene o nel male, perché comunque sia ti permette di costruire delle relazioni con le persone e di avere un certo tipo di rapporto e di costruire delle amicizie e anche delle belle collaborazioni. Quindi da questo punto di vista è una cosa che Milano mi ha regalato tante, tante belle emozioni e tanti bei ricordi, sicuramente. Milano mi ha trattato molto bene. Dopo 3 anni a Milano mi ero resa conto che non avevo dei forti legami con la città, avevo dei fantastici amici, ho conosciuto delle persone stupende, lavorativamente parlando, però non riuscivo più a darmi delle soddisfazioni, quindi ho pensato, alcuni miei amici e colleghi mi hanno suggerito di provare New York, anche se sarò sincera, da diversi anni ormai che non venivo qua a New York, qualcosa tipo 11 anni, e mi chiedevo, non ero sicura di cosa avrei trovato, però ho voluto fare un tentativo, quindi nel gennaio 2013 ho deciso di abbandonare Milano e mi sono trasferita a New York. New York è una città difficile se non sei preparato ad affrontarla, se non hai le idee molto chiare qua è molto facile perdersi e distrarsi. Sono abbastanza felice di essere arrivata qua, diciamo, a questo punto, diciamo, della mia vita. Probabilmente se fossi arrivata qua nei miei 20 anni mi sarei letteralmente persa tra i mille stimoli di New York. Mi è difficile comparare Milano, Londra, New York per diverse ragioni, le città, l'età in cui le ho vissute, anche le posizioni che ricoprivo nelle diverse città, però devo essere sincera, New York ha un livello di professionalità che non ho avuto modo di provare fino adesso. Ho avuto la possibilità anche di lavorare con fotografi, direttori video che probabilmente lavorando a Milano avrei visto solo in cartolina. Al momento sono l'account director di un'agenzia creativa, ci occupiamo principalmente di campagne pubblicitarie, cataloghi, identità, brand identity per una serie di marchi. Principalmente moda, beauty, e abbiamo anche un paio di progetti editoriali che stiamo seguendo. Penso sia il più bel lavoro che abbia fatto fino adesso, dal punto di vista. No, non posso veramente lamentarmi. Lavorare come direttore creativo
mi sta regalando molte soddisfazioni. Penso di non aver lavorato con nessuno di così talentuoso. Quando mi presento come italiana, poi ovviamente nella conversazione emerge sempre fuori che sono un po' una cittadina del mondo. Quindi alla fine non lo so, non sono il tipo di persona che mette troppe etichette, però sicuramente mi sento molto italiana. Però le volte mi scambiano spesso e volentieri per inglese, un po' per l'accento. Sì, le reazioni alle volte sono le più disparate. Ad esempio, settimana scorsa sono uscita per un compleanno e c'era una ragazza dal nome italiano, mi sono presentata e quando ho sentito il suo nome gli ho chiesto se era italiana. Ho detto sì, lo sono, e ho detto anch'io sono italiana. E a un certo punto, mentre io ho iniziato a parlare in italiano, lei continuava a parlarmi in inglese e inizialmente mi aveva anche chiesto se sapevo parlare in italiano. Quello fu abbastanza curioso. Una mia amica giapponese però mi ha detto che magari qua negli States in maniera particolare ci sono molte persone che sono italiane in quanto italo-americane o comunque sia con heritage italiane, che per quanto si riconoscano italiane non parlano la lingua, quindi probabilmente alle volte le persone sentono il bisogno di chiedere questa domanda. Non so se tornerò a vivere in pianta stabile in Italia, non è una cosa a cui penso, in questo momento sto cercando di godermi questa esperienza e di vivermi questa esperienza a New York, non so quanto durerà, però per il momento sento che questa è casa e vediamo, mi sembra di essere appena arrivata in verità, quindi ci sono ancora tante cose che voglio scoprire ed esplorare.